Beh, la Callas sì, la Callas è stata grandiosa, venne da noi in 15 giorni con marito, Meneghine, e la parte che mi ricordo che è un po' tragicomica fu che loro non volevano partire col battello per andare a Napoli. Allora pensarono bene se c'era qualcos'altro. Io allora, so che c'era un servizio particolare di idrovolante, allora io telefonai con Napoli, prendemmo gli accordi, loro accettarono e tutti sperando in bene, specialmente io che l'avevo quasi organizzato, e lì sul terrazzo si aspettava sta parecchio che arrivasse, coi bagagli e tutto. E arriva finalmente, fa una piccola evoluzione, poi ammara per arrivare giusto vicino al pontile per poter permettere di imbarcarsi, se non che nel più bello, quando tutti si già pensavo il bel momento di salirci sopra, le due barchette che tenevano su l'aereo cozzarono contro un filo di ferro che era nascosto nell'acqua un po' torbida del mare, spaccò i due galleggianti e l'aereo affondò. E immagini, io ero lì con loro, con la signora Calla, suo marito, ci siamo guardati in faccia. È un bel momento, beh, guardi, non era destino, l'abbiamo capito.